Per scrivere più pagine, anche un capitolo importantissimo ancora nella nostra storia. La vita ci insegna che questo è diciamo così, l'andamento delle cose come devono avvenire, e non ci possiamo opporre. Io ritengo di interpretare il sentimento di tutta la comunità pugliese nel porgere a lei, Padre Massimo, il benvenuto nel momento dell'insediamento ufficiale della parrocchia di Furci e Grozzo. Parrocchia nella chiesa di cui della Madonna del Rosario, la parrocchia chiesa che l'ha vista nascere, l'ha vista crescere, le ha somministrato tutti i sacramenti e forse penso che è in questa sede che ha risposto alla chiamata del Signore per incamminarlo nella sua strada attraverso il dono della vocazione. Io oramai molto tempo che con il mio impegno personale, istituzionale, da attento osservatore delle cose che succedono nella nostra società e anche con il mio impegno istituzionale, non so se devo affermare prima se è la chiesa di Furci che si riappropria di un pastore figlio della propria terra o se è lei, Padre Massimo, figlio di questa terra che si appropria della chiesa. Comunque le due cose a me stanno bene e lungo la mia esperienza posso dirle che in questo momento, partendo, non ho conosciuto padre Castorina, ma ho conosciuto benissimo padre Donzini, che era amico personale, il suo medico curante. Posso dire, perché non è la stessa cosa, che in questo momento ti viene consegnata una chiesa unita, una chiesa e una comunità aperta al dialogo e all'ascolto, una comunità, una chiesa calata nella realtà del tessuto sociale, importante, con un patrimonio che nel tempo è stato costruito e che sicuramente grazie alla tua capacità, alla tua intelligenza, la potrai plasmare per indirizzarla sempre verso nuovi e migliori orizzonti, per far crescere sempre ancora di più la nostra comunità che continua in questa direzione, sempre in maniera positiva. Noi amministratori siamo al tuo fianco, sempre, così come siamo sempre stati, perché è un ruolo che ci vede protagonisti e interessati a questo sviluppo insieme all'istituzione, una delle più importanti che è la Chiesa, forse la più importante. Al tuo fianco a supportarti, ad ascoltarti, a venirti incontro sempre con quei valori che abbiamo sempre messo in campo. Parlo della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà e soprattutto di altre, o della collaborazione fattiva sempre che abbiamo avuto con tutti quelli che si sono alternati nella gestione del governo della nostra chiesa. Io ritengo che tu abbia i mezzi, soprattutto la capacità per poter gestire in maniera positiva il governo della chiesa, rifacendosi sicuramente a quelli che sono i dettami del Santo Padre del Papa Francesco, e mi riferisco essenzialmente all'umiltà, mi riferisco essenzialmente alla misericordia con la quale tra qualche mese aprirà il famoso concessorio che nascerà settembre e a dicembre, e soprattutto con la cosa e poi anche con una cosa importante che è dove un valore importante dove la chiesa è sempre stata madre e maestra, cioè con l'umanità. Noi saremo portati a supportarti in questo tuo impegno. Ritengo, non ho altre cose da dire, ritengo le cose più importanti siano state dette, per cui di andarti il benvenuto a prendere possesso di questa del governo della Chiesa, insieme sicuramente potremo scrivere importanti pagine. Io ti do il benvenuto e dico viva Furci, viva la Chiesa e viva il nostro nuovo Paolo.
Intanto voglio esprimere un ringraziamento a questi splendidi bambini che sono per me la presenza più importante in questa piazza. Un applauso a questi bambini. Nulla togliendo a tutti gli altri che non si offenderanno. Caro Sindaco, grazie per l'accoglienza, grazie anche alle altre autorità presenti, rinnoverò i ringraziamenti poi alla fine della messa. Prego e sono vicino da sacerdote a tutti i furcesi e all'amministrazione comunale perché guidi con giudizio retto e giusto la nostra comunità. Chiedo attenzione agli ultimi, alle famiglie e alle nuove generazioni. So che praticamente tutti i membri dell'amministrazione del Consiglio Comunale sono credenti. In forza della fede comune professata, vi incoraggio a fare della vostra missione, come diceva Paolo VI, una forma alta di carità che ha risvolti sulla vita della nostra gente. Confrontatevi spesso con la parola di Dio per rimanere ancorati ai valori evangelici. La virtù della giustizia sia il criterio fondamentale a cui riferire il vostro agire. Vi assicuro la mia quotidiana preghiera perché il Signore non vi faccia mancare luce e forza per una missione certamente impegnativa e a volte incompresa e gravosa, nella quale un giorno dovrete rendere conto direttamente a Dio come io dovrò rendere conto della mia. Insieme, da due posizioni diverse e distinte, siamo chiamati a servire questo popolo. Sono sicuro che faremo del nostro meglio, anche collaborando lealmente tutte le volte che potrà essere utile al bene della comunità furcese. Come Chiesa non chiediamo privilegi. Interfacciarsi in questo modo sarebbe anacronistico e alla lunga controproducente. Vero privilegio è, se possibile, fare insieme qualcosa di buono per il nostro popolo. Grazie ancora.